In Jurassic World abbiamo avuto modo di conoscere un nuovo strano essere, l'Indominus Rex. Il dinosauro è stato creato in laboratorio mescolando diversi geni di dinosauri e di animali. Il T-Rex, per i tratti facciali e l'altezza. Il Velociraptor, dal quale ha preso la formidabile intelligenza. Le seppie, dalle quali ha preso il mimetismo, ovvero l'abilità di mimetizzarsi nell'ambiente circostante. Le rane tropicali, dalle quali ha preso la capacità di regolare la propria temperatura corporea. E i serpenti, dai quali ha preso l'abilità di vedere ad infrarossi. Inoltre, sono stati inseriti i DNA di altri dinosauri, quali il Carnotaurus, il Giganotosaurus, il Majungasaurus e del Rugops. Si può considerare quindi un vero e proprio ibrido. E direi che si può dire anche che si tratta di un vero e proprio killer. Forse persino peggio del T-Rex e di molti altri predatori precedentemente esistiti. Immaginate se esistesse. Jack Horner, consulente scientifico dei film di Jurassic Park, ha spiegato di aver utilizzato come base un dinosauro realmente esistito. Il nome di tale essere è Therizinosaurus. Si tratta di un dinosauro scoperto in Mongolia nel 1948, più precisamente nel deserto del Gobi. A differenza dell'Indominus Rex, però, è vegetariano ed utilizza gli artigli giganteschi per rastrellare le foglie ed al massimo per difendersi. Jack, ai tempi della creazione del dinosauro, disse: "Ha delle grandi braccia per afferrare, quella era la cosa più importante, le braccia per afferrare e il colore, bianco."